l'anno scorso nell'approvazione dei piani economico-finanziari sulla Tari per la Toscana centrale erano stati previsti in prospettiva per i prossimi 4 anni aumenti del costo della tariffa e peraltro, come sapete, in questa materia così complessa la tariffa di quest'anno recepisce i costi dei 2 anni precedenti. Noi abbiamo deciso però di intervenire, anche se non è una tariffa che ha valore per il comune perché viene fissata in ambiti più grandi del comune, abbiamo deciso di intervenire e lo stesso giorno in cui in giunta è stato preso atto del nuovo piano economico finanziario per la Toscana centrale abbiamo messo 6 milioni sulla partita della Tari. Ovviamente è un intervento importante per il comune di Firenze, utile ai cittadini, certamente non risolutivo rispetto al tema generale, sul quale però devo dire c'è un impegno, ci deve essere un impegno forte da parte di tutti, c'è quello dell'amministrazione comunale fiorentina, c'è quello della regione toscana col presidente Gianni e l'assessora Monni all'efficientamento e all'innovazione del sistema in Toscana, e quello che però è importante fare è lavorare sull'innovazione e l'efficientamento del sistema per la prospettiva, su quello siamo in tempo ma il tempo non è moltissimo e quindi occorre raccogliere questa sfida. Io vedo dei segnali innovativi rispetto al passato, ripeto, la nostra società di gestione si è candidata alla realizzazione di impianti di nuova generazione, la regione toscana ha lanciato una grande sfida e su questo dobbiamo concentrarci. Nel frattempo ovviamente continueremo a lavorare con il nostro sforzo e con il nostro impegno come abbiamo fatto nel 2020, nel 2021 e come già abbiamo fatto quest'anno per contenere gli aumenti. Come avete visto il giorno stesso in cui è arrivata la delibera ATO in giunta, lo stesso giorno l'assessore al bilancio ha portato una manovra di 6 milioni, vi assicuro che in un momento come questo non è facile farlo, l'abbiamo fatto in poche ore. Il prossimo passaggio sul bilancio sarà a fine luglio quando dovremo certificare gli equilibri di bilancio.